Cari amici di Rede Re TV, il testo della veglia di questa mattina lo leggiamo in Geremia capitolo 17, versetto 14, che riporta quanto segue. Guariscimi, o Eterno, e sarò guarito. Salvami, e sarò salvato, perché tu sei la mia lode. Da che cosa dovremmo essere guariti e salvati? Se diamo uno sguardo al contesto del capitolo 17, possiamo notare subito che il nocciolo della questione è l'autosufficienza dell'uomo contrapposta alla dipendenza da Dio. Al versetto 5, infatti, possiamo leggere: «Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, incluso il confidare in se stessi, e fa della carne il suo braccio, e il cui cuore si allontana dall'Eterno. Ma, al versetto 7, benedetto invece l'uomo che confida nell'Eterno e la cui fiducia è l'Eterno». Il problema dell'uomo fin da quando è entrato il peccato è il volersi considerare indipendente da Dio e autosufficiente, pensando di bastare a se stesso o confidando nei suoi simili. Ma lo stesso Geremia è sempre quello che dice: «Ma dove sono i tuoi dei che ti sei fatto? Si levino se ti possono salvare nel tempo della tua sventura». Ma perché è così pericoloso confidare nei nostri simili e perfino in noi stessi? Perché al versetto 9 leggiamo che il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa e insanabilmente malato, e nessuno lo può conoscere veramente se non il Signore, che è colui che ci ha fatti. Nei nostri cuori c'è una malvagità di cui neppure noi siamo consapevoli e che non sospettiamo di avere. In realtà, l'errore comune dei figli degli uomini è ritenere se stessi, o perlomeno i propri cuori, molto migliori di quanto siano veramente. Il cuore è subdolo e falso e tende ad ingannare. Il cuore chiama male il bene e bene il male. Mette le cose sotto una falsa luce e annuncia la pace a quelle a cui la pace non appartiene. Quando gli uomini dicono nei loro cuori che Dio non c'è, che Dio non vede e che Dio non li chiamerà a rendere conto, o che avranno pace anche se perseverano nel peccato, in questo e in altri mille suggerimenti simili, il cuore è ingannevole. Il cuore inganna gli uomini e li rovina, e questo aggrava il loro peccato, perché si ingannano e si distruggono da soli. Ecco perché l'unico nostro metro di giudizio deve essere Dio e la sua parola. Perché nel confronto con la sua parola, con la sua legge e i suoi principi, che ci renderemo conto di quanto peccatori siamo e di quanto abbiamo bisogno della sua grazia, perché è proprio la grazia di Dio che ci dà la forza di fare ciò che dovremmo, ma che non siamo in grado di fare. Per cui la mia preghiera per ognuno di noi oggi è che Dio ci guarisca e ci liberi da noi stessi, dalla nostra autosufficienza, e ci renda consapevoli di quanto bisogno abbiamo di Lui, della sua guida e della sua grazia, sapendo che l'unico luogo sicuro di rifugio e di salvezza è il trono della gloria di Dio, quel trono al quale siamo invitati ad accostarci con fiducia, sapendo che otterremo misericordia e grazia e troveremo soccorso nel momento opportuno. Che Dio ti benedica. Amen.